Domanda forse banale ma necessaria per inquadrare l'argomento. Perché i no e le regole sono importanti per la crescita di un bambino? Dunque, direi che sono fondamentali perché noi pensiamo tante volte che i bambini possano spontaneamente arrivare a comprendere la necessità di rinunciare alla soddisfazione dei loro bisogni immediati, ma non è così, è un percorso di apprendimento non facile e è fondamentale il ruolo dei genitori e degli adulti che aiutano i bambini a comprendere perché occorre rinunciare alla soddisfazione di un bisogno immediato che loro sentono impellente per avere qualche cosa di più e di diverso rispetto così, alla soddisfazione subito, che il bambino sperimenta da piccolo perché all'inizio il suo bisogno è una richiesta molto forte che attiene a bisogni fisiologici e la mamma risponde immediatamente a questi bisogni fisiologici e quindi il bambino nasce con questa spinta, con questa richiesta e la madre che accudisce risponde in questo modo e nel bambino così si manifesta questo pensiero, questa idea che tutti i suoi bisogni devono ottenere una risposta immediata, non possono essere rinviati. È un percorso di apprendimento che richiede la presenza di un adulto che lo aiuti e lo assista in questo processo di crescita. Senza questo aiuto il bambino ha difficoltà, non è che non riesca, ma sicuramente difficoltà e anche paure, maggiori paure che non avendo limiti definiti e precisi. È un difficile equilibrio tra dire no a tutto e magari invece c'è anche il rischio di cadere dall'altra parte, dire sì a tutto, lasciare fare tutto. Ecco, qual è la strategia migliore per gestire questo equilibrio? Beh, questo richiederebbe un discorso un pochettino lungo, anche perché proprio nell'ultimo secolo, negli ultimi 100 anni, si è molto oscillato da una famiglia patriarcale in cui l'autorità paterna era indiscutibile a una famiglia come quella contemporanea, dove invece i genitori, il padre soprattutto, tende a essere più amico del figlio che non genitore. No? Tende un po' a rifiutare questo ruolo, a trovare una modalità, una declinazione di questo ruolo che implica meno il sostegno del bambino nel suo percorso di crescita e quindi di affrontare anche il limite. La saggezza sta nel riuscire a capire quali sono i bisogni fondamentali del bambino che devono avere una risposta e quali sono invece quelli che poco alla volta diventano rinviabili, rinunciabili nel corso del tempo della sua crescita. Questo richiede un lavoro di attenzione, di ascolto profondo del bambino, delle sue esigenze e quindi la saggezza del genitore e la difficoltà del mestiere del genitore proprio essere questo. Cercare di evitare queste oscillazioni, che in parte sono inevitabili, perché tutti i genitori ricadono inevitabilmente, una volta in un atteggiamento un po' troppo permissivo, nell'altra, ma se il bambino comunque, anche se ci sono oscillazioni di questo genere, sperimenta in linea di massima un atteggiamento da parte del genitore abbastanza coerente nel definire che cosa sì e che cosa no, questo è di grandissimo aiuto. Certamente è un impegno non semplice per il genitore, soprattutto, ripeto, oggi, periodo nel quale un po' questo discorso delle regole e dei limiti è delegato dai genitori ad altre istituzioni e quindi i genitori non se ne fanno carico fino in fondo e scaricano questa responsabilità nei confronti degli educatori, dei maestri, dei professori che dovrebbero essere loro a definire quali sono i limiti e le regole, ma in realtà è un processo questo che tocca in primo luogo all'adulto che è a fianco del bambino dal momento della nascita.